Buonasera, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Questa è un'altra incontro che noi facciamo sempre in cuore, diciamo, della storia argentina proiettata nell'ambito del 125. Ringrazio i nostri relatori che hanno seguito questo lavoro, la professoressa Valentina Cattolici e il dottor Giovanni Ciccone, che adesso ci interverranno sulla riscoperta dell'esempio di Agrigento. Vi auguro un buon ascolto, una buona serata e passo la parola al dottore Ciccone. Grazie. Buonasera a tutti. Ringraziamo a nome di Valentina Cattolici i presidenti, gli associati del circo per ospitarci, in particolare questo modo che è da un letto che ci ha fortemente voluto, per noi vedere un onore questo momento. Ma è anche un onore per noi essere presenti, essere incluse tra le iniziative, tra le vostre iniziative. E poi voglio ricordare che questo è un luogo storico e prestigioso, ci sono svolti eventi e hanno relazionato persone, conferenze di grande valore, per cui sento un onore essere professore vostro. E allora, quindi, prima di iniziare a raccontare le vicende della scoperta dell'etero di Agrigento, vorrei fare una veramente breve premessa su qual era stato il contesto entro il quale si è svolta questa ricerca. Partendo dall'Unità d'Italia, che anche da Agrigento ha avuto delle notevoli ripercussioni di tipo sociale e culturale. E quindi non è un caso che tre anni dopo, nel 1863, viene istituito il Museo Civico, che diciamo che rientra in quel fenomeno che è chiamato Nation Building, cioè costruzione, creazione di un'identità e di una questione nazionale appunto dal nuovo Stato. E raggiungendo questo significò rinnovare un certo orgoglio, cioè il piacere di esporre ai viaggiatori, agli studiosi, ecco, in un museo di reperti dell'antica Caracas. E questo per svegliare anche negli argentini l'orgoglio della propria storia, del proprio passato, del proprio glorioso passato, che in quel momento invece non viveva. Qualcuno è venuto, magari si ricorda qualche settimana fa, quella conferenza sul Gran Tour, dove la città che era così tiranita dai viaggiatori. Però c'è un altro motivo, forse ancora più importante, che era quello di fermare, bloccare le morricie di reperti, di opere d'arte che venivano portate via dal territorio e che, come ha scritto Picone, Giuseppe Picone, adorano oggi i musei di Londra, di Parigi, ma anche quelli di Monaco di Baviera, che possiede tutta la collezione del Giardino Pantelleria, oppure stesso Museo Nazionale di Palermo. Perché tutte le opere, tutti i reperti che venivano trovati nel corso degli scavi lavorativi, per legge dovevano essere portati a Palermo. Per cui, ma bisogna ancora fermare il commercio dei clandestini. E allora, il protagonista di questa fase fu decisamente, l'abbiamo già nominato, Giuseppe Picone, il quale fu quello che promosse l'istruzione del museo ed è stato il primo direttore. Ma devo ricordare che in quegli anni stava preparando le memorie storiche argentine, che sono, come dire, vanno a sistema con il Museo Civico. Infatti la sua preparazione, cioè, si intreccia, ecco, le vicende del Museo Civico si intreccia con quelle, si combina con quelle delle memorie storiche. Nella preparazione lui scriverà che quest'opera che vuole risvegliare la dignità degli argentini. E allora il museo nasce e
si sceglie un luogo, le opere vengono conservate presso una piccola cappella interamontana del convento di San Francesco d'Assisi. È un luogo molto piccolo e sarà presto inadeguato a questo scopo. Perché? Perché le collezioni sono state incrementate nel tempo, perché ci sono le donazioni, perché nel 1867 c'è stata la soppressione degli ordini religiosi con l'incamerlamento del patrimonio, non solo mobiliare e immobiliare, ma anche del patrimonio artistico. E questo patrimonio verrà concesso, verrà al Museo Civico. E durante la costruzione della ferrovia, scavando le trincee dalla stazione bassa fino a Portellello, con scoperte nella località Pezzina, nella Acropoli, diversi crateri, e poi il comune di Vicenza, nei propri limiti finanziari, stabiliva sempre delle somme annualmente per acquistare dei nuovi oggetti. E ecco, la cosa importante, il punto più importante per cui io porto la vostra attenzione, è che senza il Museo Civico, ecco, oggi non avremmo molte opere d'arte che sono esposte al Museo Nazionale. In sostanza si passò da quella che era la collezione privata alla collezione pubblica. Adesso i proprietari, i detentori di piccole collezioni private, argentine, o coloro che scoprono nel proprio terreno un oggetto d'arte, ebbene, adesso non si rivolgono più ai privati, ma avevano come contraparte il pubblico. E probabilmente, se non ci fosse stato, ma quasi ovviamente, se non ci fosse stato, e lo vedremo più avanti, il Museo Civico non ci sarebbe stato neanche lei che può andare al punto. Ecco, dimentico dire che il Brennese, il museo, poi, fu trasferito in un secondo momento, intorno al 1876, al piano terreno del palazzo del Lucido, l'ex convento dei Dominicani. L'acquisto era stato. E allora, nel 1881, tale Raimondo Nobile Orazio, che è un imprenditore che lavora nel campo dell'edilizia, noto per aver realizzato lavori di costruzione del Teatro per Armeno, scrive una lettera al sindaco di Agrigento e scrive che un anno prima ha depositato una statuetta presso il Museo Civico. Adesso le chiede la restituzione. L'amministrazione comunale è un po' preoccupata di perdere questo pezzo prestigioso e quindi si rivolgerà a due studiosi. Uno è Giuseppe Picone, l'altro è Pietro Moscito, che era provveditore agli studi del Vicento, e entrambi componenti della commissione per la preservazione delle antichità e degli scavi. E tutti e due ragazzi si pronunceranno a favore della vista, che è un'occasione che non si può perdere. Per cui la giunta comunale, subito dopo, il dicembre 1881, delibererà l'acquisto per 600 lire dello Stato. Questo prezzo di 600 lire fu determinato perché era la cifra che dei privati avevano offerto al detentore. Per cui il detentore, piuttosto a parità di cifra, piuttosto che darlo a un privato, preferì venderlo al comune di Agrigento. Ecco, questo mi ricollego a quello che ho appena detto prima. In tutto questo carteggio non è scritto da nessuna parte dove fu trovata la statua. A darci informazioni, da una parte, Francesco Saverio Cavallari, architetto e archeologo palermitano, il quale dice che la statua fu trovata in un abbandonamento sotto la chiesa di San Biagio. Mentre Picone scrive che era stata trovata nella località Caretta, che sono sempre nell'area di San Biagio, però più a occidente, dove sono i terreni della famiglia Messina, ricordate questo nome che ricorrerà, e quelli di Nobile Orazio. E precisamente dice, nel fondo del quale si sono scoperti molti pozzi, scoperti di acqua accesa, in uno dei quali fu trovata la piccola strada in marmora. Quindi chi ha ragione dei due?
è importante questo per Valentina il luogo di rinvenimento. In questa veduta satellitare vediamo, ecco, indica, questa è la chiesa di San Biagio, questo è il punto indicato da Cavallari, quest'altro il punto indicato da da Piccone. In questa immagine dell'inizio del Novecento, ecco, riquadrata San Biagio, questo è il punto indicato da Cavallari, da questa parte, quello indicato da Piccone, quello c'è una notevole distanza, non si tratta di un punto di, non so perché di distanza dei punti. Questa invece è una veduta della Lupa Eterna, che vedete, si può vedere bene quel luogo chiamato La Cavetta, che è dominata dalla Villa Carrano, conosciuta appunto come Villa Cavetta. E questa è quando la cara era, diciamo, non era ancora divisa in due parti, perché all'inizio del Novecento, nel 1900, fu realizzato l'allungamento del viale. E la cava praticamente fu divisa in due parti, la parte superiore e quella interiore. A questo punto la ricerca artista continua con la ricerca che è fatta all'archivio di Stato nella sezione catastro dei termini. E c'è un foglio catastro, un foglio, nel 1856, di Stato di Monte Lorenzo, dove si erano diverse particelle, tutte nell'area di San Biagio. Ora, non avendo una pianta con le particelle particellare, non si riesce a capire quale sia il precisamente dove si è collocato, però ce n'è avendo un altro documento conservato all'archivio di Stato, che è questa planimetria realizzata nel 1884 dall'ingegnere De Franceschi, ed è una rappresentazione di un appezzamento chiamato Vignale della Cavetta, che appartiene alla famiglia Messina, la stessa di cui parlava prima. Ma la cosa che più ci interessa è il fatto che a questa esterna, in questa parte, a oriente, vediamo che l'appezzamento di terra confina con la via comune con Nobile Corazzo. E questo è un indizio molto importante, quindi, per localizzare l'area di possesso del potere di Nobile Orazio. Quindi sappiamo che quindi il terreno di Nobile Orazio era a oriente di questo appezzamento, di questo potere. E allora, noi abbiamo fatto una sorta di sovrapposizione, ed ecco che vediamo che la planimetria di Francesco, ecco, si può riportare benissimo, ecco, all'interno di quello che oggi è il giardino botanico. In particolare c'è un particolare che è segnato qui con numero 5, sarebbe questo, che è un monolite tufaceo che ancora esiste, che è questo blocco di pietra, scusate, ecco, questo blocco di pietra che ancora esiste, che ci dà un riferimento preciso sul territorio. E quindi non abbiamo dubbi che il vignale della Cavetta era questa terra in quest'area, e che la terra invece appartenuta a Nobile Orazio era più oriente da questa parte. Tra l'altro, nella parte del catasto terreno si parlava della presenza della grotta, e qui sono delle grotte ipogeiche, ed ecco, in sostanza, l'appezzamento del terreno di Nobile Orazio era questo, combinando da questa parte con quello della famiglia Messina, detto Cavetta, con la terza San Biagio, che sarebbe Vendemiaca, e sopra con le palate di San Biagio. E questa è una veduta di quello che era alla fine dell'Ottocento il terreno di Nobile Orazio, circondato questa volta da un muro di cultura. Allora, continuando la ricerca, ancora approfondendo un po' di più, tra le carte del Tribunale Civile di Girgenti scopre che Nobile Orazio ha avuto una causa con Giuseppa Messina. Quindi, andando quindi a investigare ulteriormente, si scopre che tra Nobile Orazio e Giuseppa Messina era stata una causa generata dal fatto che vi era
una contromessa su un pozzo contesto. E che è questo indicato nella mia sentenza del processo? Cosa è successo? Questo pozzo era in comproprietà tra i Messina e il nobile Orazio. A un certo punto la signora Messina chiede a nobile Orazio, che era aveva gli strumenti, gli attrezzi e gli operai, di liberare questo pozzo che ormai è totalmente intasato. Una volta che è stato liberato, la signora Messina ha chiuso la sua proprietà e non ha permesso più al nobile di poter entrare, di poter accedere e utilizzare il pozzo. Per cui il nobile Orazio fece la causa civile e vinse a casa. Abbiamo pensato che un bambino avrebbe trovato il pozzo, da cui è stato estratto l'elmo, ma non è così, perché questo lavoro fu fatto nel maggio del 1881, cioè alcuni mesi dopo il ritrovamento dell'elmo. Però, esaminando tutte le carte, vi sono una serie di testimonianze che ci dicono cose altrettanto importanti. E cioè, ci sono due testimonianze di due operai che frequentavano il luogo, che dicono che la signora Giuseppe Messina, lo scorso febbraio, si riferisce nel 1881, l'anno scorso, aveva chiesto appunto a Orazio di fare l'espunto del pozzo. Il signor Orazio le rispose che determinati lavori conosco dei pozzi siti nelle lui tempre, quindi stava lavorando ad altri pozzi. Si sarebbe chiesto, ma non l'espunto di quella in questione, non so per qual motivo questo espunto non potevasse allora, e invece fu portato fino a maggio di quest'anno. L'altra testimonianza dice che dallo scorso 1989 fino a parte del 1980 io lavorai nella formazione dei pozzi per i fondi destinati all'operazione. In conclusione, ho scoperto che l'Efebo probabilmente si trovava nel terreno dell'operazione in un periodo che va dalla fine del 1989 a molto probabilmente fu trovato nel primo semestre del 1880 e fu portato subito al Museo Civico, almeno entro estate, perché abbiamo notizia che il professor Robert di Berlino chiese a Cavallari, informato di questa scoperta, chiese a Salerno Cavallari un gatto in gesso dello Stato, e quindi sapeva che entro il 1880 la statua era già al Museo Civico. Il terreno dopo la morte di nobile Orazio passò ai fratelli Carà, che erano coreici a Girgenti, e restò allora nella proprietà di famiglia fino al 1927. A questo punto ho avuto un'altra testimonianza importante di un appassionato archeologo e appassionato di portografia argentina, cioè Michele Carlo Solanza, il quale capisce come Picone, che è stato rinvenuta in una località non molto vicina a San Biagio, ma a 500 metri, in fondo al pozzo, nel potere esplorato al piede della cavetta, denominato pure cavetta e proprietà, allora di nobile Orazio, oggi è caro. Quindi il quadro mi sembra ormai chiaro. Ed ecco, che nel 1927 verrà espropriato questo terreno per pubblica utilità da parte dell'amministrazione provinciale, perché verrà utilizzato come colonia del costruendo ospedale psichiatrico. Questa è l'area, proprio questa è l'area di proprietà di nobile Orazio, invece questa è l'area del potere, la cavetta. Abbiamo capito tutto dove ci troviamo, giusto perché questa è l'area centrale di Market e qua ci sarebbe oggi la chiesa, dove c'è questa cappelletta circa. Ecco, questa è la parte orientale della colonia di Rimo e negli anni 80, quando l'ospedale o fiscale di funzionare, il terreno, l'area tornò di proprietà dell'amministrazione provinciale. E nel 1990 lo stesso provinciale impiantò un giardino botanico. Allora, ora ci chiediamo se
perché circa 20 anni fa il geologo Giuseppe Lombardo ha fatto uno studio commissionato dall'istituzione provinciale e ha censito tutti i pozzi presenti nell'area e ce ne sono ben 8. La sorpresa però, piacevole, è vedere che tutti gli 8 pozzi sono concentrati nell'area del potere di Nobile Orazio. Sono quindi, come dire, abbiamo la prova tangibile di tutti questi documenti archivistici che ci hanno raccontato la verità a questo punto. Ecco il punto dei pozzi, che alcuni dei quali sono ancora funzionanti, si vogliono ripiegare il giardino. E adesso passiamo ai vedere l'interno, molto gestibile l'interno di questi pozzi, magari Caminneci potrà dirci qualcosa sulla tipologia e sulla datazione di questi pozzi. E infine un'ultima informazione, perché non Orazio, dal foglio della statua che sta all'inizio, di tutta proprietà è un altro terreno, sempre in opera di San Biagio. E questo è proprio sotto la chiesa di San Biagio, quindi potrebbe avere ragione, quindi anche siamo alle creste di Casa Morello, anzi proprio a Casa Morello, cioè quella che è diventata Casa Morello, prima di proprietà di Nobile Orazio. Potrebbe allora avere ragione Cavallari, e invece no, perché questo terreno verrà acquisito tanto alla fine dell'ascita testamentaria, alla fine del 1882, quindi 2 anni dopo la scoperta del trovamento della statua. E poi c'è un altro dettaglio, che a firmare come testimone questo testamento qua anche Michele Anzolanza, di cui ho parlato prima, che era chiaramente benissimo a conoscenza quindi delle vicende delle proprietà di nome Orazio. Andiamo alla visualizzazione, quindi l'effetto viene acquistato dal comune, viene esposto nella sede di piazza Municipio, e alla fine dell'Ottocento, negli anni 90, due studiosi tedeschi, Arndt e Amlun, cominciano a pubblicare un repertorio di antiche sculture con un colore fotografico. Nel fascicolo del 1997, dedicato anche alle sculture siciliane, dedicano la scheda all'Efebo del Genio, firmata dal professor Mauser. Ed è in questa occasione che vengono pubblicate queste foto, che sono le più remote. Quasi che l'Efebo, come vedete, senza cioè mutilo fino alle ginocchia. E vedete, come vedete, esposto, diciamo, insieme a sculture rinascimentali, ma anche moderne, quindi diciamo che era più che un museo, possiamo dire quasi un deposito. Questa foto invece di schiena è una foto ancora più antica, perché risale intorno al 1887, fu realizzata dall'olandese Jan Six. L'anno dopo viene pubblicato un addendum nella stessa pubblicazione. In questo caso è Paul Herman che riferisce che è stato in vista al Museo Civico il 5 settembre 1898, molto preciso. È saputo dal direttore del museo che due mesi prima si è trovato il frammento che mancava dalla parte integrale della gamba destra e che combaciava perfettamente che è stata adesso unita. È stato trovato nello stesso luogo, in un pozzo ben giusto. Il pozzo era stato unito alla parte integrale della gamba, in questione è stata ritrovata tra i frammenti di cetatina. Probabilmente perché aveva una cromia diversa, deteriorata, probabilmente non sarà stata riconosciuta una prima volta. E vediamo anche che l'Efebo è stato a questo punto elevato con la gamba, e la gamba sinistra è stata realizzata in legno. Trovato anche il documento di spesa, dove si parla della spesa di 4 lire per pagare un Astenberg, per leggere l'Efebo,
pagare la gamba di legno. Siamo arrivati quindi all'inizio di anni 900, quando il Museo Civico, che aveva l'intenzione di inventare, di essere nazionalizzato, fu trasferito nel locale a pian terreno dell'ex convento di Sant'Agostino, sulla piazza San Sebastiano, allora, che piazza si chiama adesso. Il tentativo infatti, perché anche questi locali erano degni di museo nazionale, infatti il ministero rigettò la proposta. E qui, come fu trasferito in Ekebo, qua lo vediamo in questa sala, accanto al sarcofago di Mantalusa, si può vedere anche dietro il monetiere del Lucchesiano, che da lì a poco, fu poi restituito anche questo alla biblioteca. Poi vediamo il dettaglio dell'Ekebo, ma più avanti, alla fine degli anni del 1900, furono realizzati anche dei piedi posticci. E nel 1919 invece registriamo quest'atto, che è la dichiarazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica del valore, quello che oggi chiamiamo lingua, assegnata alla statua secondo la legge 34 del 1909. Credo che sia l'unico reperto che abbia avuto questo riconoscimento, ed è importante che per la prima volta viene usata ufficialmente la parola Ekebo, mentre prima si è parlato sempre di un apollo. Negli anni 30 il Museo Civico ha bisogno di quattro spazi e vengono concessi quelli del primo e del secondo piano dalla parte di Piazza San Domenico, e vi sarà quindi un nuovo riassetto di tutto il museo, e quindi vediamo la statua chiaramente libera degli elementi posticci. Ecco, potrebbe andare in particolare della gamma, una linea completamente diversa, che fosse stato uno dei motivi magari per cui si è confuso questo pezzo, che non è stato subito riconosciuto. Alla fine della guerra la statua verrà portata a Milano nel rifugio della chiesa madre di Bivona, e poi a suo ritorno verrà di nuovo ricollocato nella saletta chiamata dell'Ekebo, e verrà realizzato anche un nuovo piedistallo che certamente gli ha dato maggior valore rispetto a quelli che c'erano stati prima. Quindi siamo arrivati alla fine dell'intervento, perché dopo siamo negli anni 50, negli anni 60 si comincia a costruire il Museo Nazionale. Il comune di Genova cederà tutte le collezioni allo Stato per essere esposte al Museo Nazionale. E quindi finisco con questa immagine, che è tratta dalla copertina di un libro dedicato alle 1500 anni del Museo Civico, realizzato da Stefano Mille con 1964, scritto da Gianni Zerretta e Pietro Vivo. Il nostro Ekebo in copertina, e diciamo che è l'opera che è stata più rappresentativa del museo fino ad allora. È sempre citata come pezzo di rappresentato, come attrazione del museo, e lo stesso avverrà con la prima copertina dedicata al Museo Archeologico Nazionale. Questo è l'opuscolo realizzato in occasione dell'inaugurazione, dove naturalmente questo nuovo piedistallo per la sua nuova collocazione, e che quindi continuerà ad essere protagonista del museo. Sebbene oggi, questo è stato il dire che dobbiamo rilevare, la percezione che c'è oggi della statua forse non è la stessa che era prima, soprattutto perché affiancata al gigantesco telamone.
Quindi io vado in prima parte e passo la parola a Valentina Carinucci. Cioè il fiume Acragas.
E perché questa versione di Cavallari ha avuto presa e ha avuto, diciamo così, una tale influenza nella formazione del racconto, diciamo, sulla scoperta dello stato dell'epoca, tanto da sostituire del tutto la verità. Ed è una versione che viene quasi all'unanimità sposata da tutta quanta la letteratura archeologica, perché tutti gli studi da allora in poi, gli studi archeologici che si occuparono appunto della scoperta dell'Efebo, indicano la chiesa di San Biagio e in particolare il tempietto su cui sorge la chiesa di San Biagio il punto di riferimento, insomma, legato alla scoperta dell'Efebo. Noi ci siamo dati una spiegazione, l'unico è, diciamo che l'unica voce stonata, l'unica voce che esce fuori dal coro è Michele Carosonato, come diceva Giovanni, e d'altra parte lui sottolinea il fatto che questa scoperta avvenuta a 600 metri dal tempietto, diciamo sotto la chiesa di San Biagio, è la prova che non ci può essere alcun rapporto tra la statua e il tempietto, cosa che invece aveva sostenuto appunto Cavallari. Lo aveva sostenuto, secondo me, secondo insomma quello che ho pensato che possa essere la spiegazione più plausibile, perché qualche anno prima il professore Adolfo Orm, nella redazione di quest'opera monumentale della storia della Sicilia, si era soffermato sul tempietto noto da sempre, che era sotto la chiesa di San Biagio, e aveva creato questo collegamento con una fonte antica, Eliano, che raccontava di una devozione da parte degli antichi agrigentini che adoravano il fiume Acragas sotto le forme di un giovinetto imberbe. Quindi, considerato che il tempietto si affaccia proprio sul vallone dell'Acragas, secondo il professore Holm, è possibile che fosse quello il tempietto dedicato al dio Acragas, oggetto di devozione da parte degli acragantini. E quindi, quando appunto Cavallari pone la scoperta, colloca la scoperta dell'Efebo a poca distanza da questo tempietto, forse fu in qualche modo, diciamo così, influenzato dalla teoria, dalla tesi, dall'ipotesi di Holm, al quale peraltro era legato da profonda amicizia e da grande stima professionale, perché Holm teneva molto da conto il parere di Cavallari e lo chiamò spesso a collaborare nella redazione della sua opera. Con questo io non voglio assolutamente celebrare alcun processo frettoloso e sommario contro Francesco Saverio Cavallari, la cui grandezza di studioso rimane intatta. È soltanto però un motivo, ci offre questo un motivo di riflessione sul potere, certe volte, così condizionante, di tanti fattori che ci allontanano dalla verità. Capita a chi fa ricerca, è capitato anche a me, e per questo diciamo è una cosa su cui ci siamo interrogati parecchio, di sentire la tentazione irresistibile di travestire la verità dell'idea di cui ci siamo innamorati. E questa è una tentazione umanissima, che non c'entra niente con l'onestà intellettuale, che non c'entra niente con, diciamo, la serietà e l'ortodossia dello studioso. È la debolezza umana che in agguato ovviamente e certe volte colpisce. Ecco che
È importante però invece tenere saldo l'obiettivo della ricerca, che è quella della ricostruzione della verità oggettiva, che spesso non ha niente di sensazionale, che spesso non è uno scoop, ma che però è importante. E noi, soprattutto noi che lavoriamo in un ente pubblico, Giovanni della Soprintendenza e io al Parco della Valle dei Templi, per noi è una sorta di, oltre che di dovere istituzionale, è veramente un imperativo morale. Diceva Giovanni giustamente che subito la statua attira l'interesse degli archeologi europei. Si trattava di un originale e questo è un valore aggiunto importante. Questo è proprio il calco di cui parlava Giovanni, che viene eseguita, la copia che viene eseguita subito dopo appunto la realizzazione di una matrice, per secondo la richiesta del professore Carl Robert di Berlino. Cavallari fa fare la matrice che viene spedita a Berlino e viene realizzato anche una copia in gesso per il Museo Nazionale di Palermo, allora diretto da Antonino Salinas, il quale, grande archeologo, il quale era profondamente convinto del valore didattico e della funzione didattica straordinaria dei gessi per appunto come per le esercitazioni laboratoriali degli studenti, tant'è che alla sua morte nel 1914 Salinas lasciò all'Università di Palermo, dove oggi si trova questo gesso che vediamo la foto, lasciò la ricca gipsoteca, cioè raccolta di gessi che aveva formato così negli anni, anche a somiglianza di tutte le università e i musei tedeschi che avevano una ricca collezione di gessi. E infatti il gesso, la copia eseguita a Berlino sulla matrice mandata da Palermo, entrò a far parte appunto della collezione reale di Berlino, che poi passerà all'università. E sappiamo dal catalogo di questa collezione reale che appunto pare questa matrice era difettosa, perché il gesso era di cattiva qualità e quindi la copia non venne bene, e ce lo dice anche uno studioso che è quello von Stratowitz, che si lamenta della cattiva qualità della copia che comunque abbiamo perso, perché purtroppo la collezione di gessi di Berlino è andata distrutta con il secondo conflitto mondiale. E in questo momento la Sicilia e Girgenti, nel caso di specie, si trovano al centro degli interessi della Germania. Ci sono degli stretti rapporti culturali con la Germania. Abbiamo detto che Cavallari è legato ad Olm, Salinas è allievo di Edward Gerhard, che pure lui appartiene alla scuola filologica tedesca. E poi c'è il Mommsen, che è appunto legato da grande amicizia con il nostro, appunto, con il nostro Picone. E come vi ha mostrato Giovanni, l'Efebo fa della mostra di sé nei repertori, nei primi repertori fotografici delle sculture antiche, perché uno dei meriti di Heinrich Brunn e della sua scuola è quello proprio di aver incoraggiato e di avere promosso la redazione di questi grandi cataloghi in cui venivano appunto censite e fotografate e documentate tutte le statue originali greche. E sicuramente lo studio dell'Erbo è legato, si vede una fotografia che era qui, però pazienza, lo studio dell'Erbo è legato alla figura di Ernst Langhans, che gli dedica il primo studio
studio monografico, addirittura a realizzare un gesso con Ernst Hartwig e un gesso, una coppia, con mettendo appunto la gamba mancante e i piedi, proprio per studiare meglio la ponderazione della statua. Per cui si tratta di un efebo, cioè di un giovane appunto l'efebi è legato appunto alle attività sportive appunto dei greci, e questo gesso si trova all'Academisches Kunstmuseum di Bonn, e lui lancia con l'ipotesi, cioè che questa statua avesse anche una base che si trova esposta sempre al Museo di Agrigento, ma la base proviene dall'area di Latea, quindi diciamo questa ipotesi non ci ha mai creduto nessuno, perché è troppo distante dall'area di riferimento della statua stessa, e poi la base iscrizione di età ellenistica, quindi posteriore sicuramente alla statua dell'Elbrico, che si data al 480 a.C. Qui avevo messo una foto del santuario delle divinità Antonie e vi volevo raccontare una curiosità. Tra i tanti che si cimentarono nell'interpretazione di questa statua, partendo sempre da un peccato di origine, cioè l'errata identificazione del sito di rinvenimento, quindi qualsiasi ipotesi era viziata, perché partiva da un prerequisito e da un requisito non vero. C'è questo grande studioso di scultura greca che è Charles Picard, che parla del santuario delle Sanquerde Tindarid ad Agrigente, cioè il santuario delle divinità Antonie, lo chiamiamo, il tempio di Castore e Polluce, sono questi i tindaridi appunto, che era stato appena portato alla luce da Pirro Marconi, quando tra il 21 e il 26 agosto del 1939 si celebra un congresso internazionale dell'archeologia a Berlino, e Picard propone una strana tesi, propone di identificare l'Elbo come uno dei Dioscuri, cioè o Castore o Polluce sostanzialmente, perché ritiene di aver identificato in mezzo all'area scavata una base che diciamo secondo lui consona a sostenere appunto una delle statue, che ci doveva essere poi un efebo gemello, una statua gemella, un'altra statua virile gemella. La cosa che mi fa sorridere, a parte diciamo un po' così l'ipotesi un po' campata in aria, visto che non è assolutamente legata ai luoghi, ma mi fa sorridere il fatto che questo grande congresso di archeologia, in cui praticamente si parlava un po' anche di un po' di aria fritta, se vogliamo, si celebra a 5 giorni di distanza dall'entrata in guerra della Germania, perché l'1 settembre 1939, come sappiamo, viene invasa la Polonia. Quindi vedete un po', questa cosa anzi mi fa un po' riflettere, pensando agli eventi di guerra che abbiamo intorno, e noi oggi che ci troviamo qua, speriamo che non sia, diciamo, cioè nel senso come certe volte la cultura segua delle strade diverse e assolutamente parallele a quello che è lo svolgimento degli eventi storici. Diciamo sono tante le ipotesi di identificazione, addirittura c'è stato chi ha voluto riconoscere nell'erbo il campione Seleno. Ovviamente sono tutte ipotesi fatte da studiosi, da archeologi, ma che non hanno alcuna possibilità di conferma, perché appunto non sono assolutamente suffragate da nulla, neanche dal sito di rinvenimento, perché come abbiamo detto
si parte tutti da una notizia falsa e errata. Vediamo velocemente quali sono diciamo, i luoghi di cui si, dobbiamo cominciare a parlare. La riscoperta dell'Etna ci ha aiutato anche a riscoprire un altro luogo. Il luogo è la cavetta. La cavetta che è appunto questa grande cava denominata cavetta già dalle fonti del Cinquecento, Claudio Mario Renzo e Tommaso Fazzello ci parlano di questa grande cava da cui sarebbero stati cavati i blocchi per costruire i grandi templi di Acragas. Vedete come questo tipo di ricerca passa dall'età contemporanea all'età greca, all'età antica, in maniera assolutamente continua, diciamo. La ricerca d'altra parte è una ricerca sempre archeologica, quindi di tipo stratigrafico, e la ricerca stratigrafica comincia sempre dagli strati più recenti per arrivare agli strati più antichi. Fazzello addirittura ci dice che erano presenti nella cavetta due grandi piscine ipostile, cioè con delle colonne, e dalla descrizione ci sembra che fossero simili appunto all'ipogeo Giacatello. Di queste noi non abbiamo trovato traccia. Anche le fonti settecentesche ci parlano della cavetta sempre allo stesso modo: il Pancrazzi, Vella, e poi ancora addirittura Monsignor Alfonso Airoldi nel 1794 nominato custode delle antichità, e durante i restauri del Tempio di Girone diciamo, dà incarico all'architetto Carlo Genchi, il quale diciamo, pensa di ricavare i blocchi che servono per diciamo, restaurare le colonne crollate proprio dalla cavetta, perché tradizionalmente si dice che quello fosse il luogo da cui venissero da cui fossero stati cavati i blocchi dei templi. Diciamo che la parte più archeologicamente nota è sicuramente sono le pendici orientali della Lucatenea, cioè tutta l'area intorno a San Biagio. E abbiamo due documenti cartografici importanti che ci ritraggono il paesaggio di queste pendici orientali. Uno è questa carta che noi abbiamo sovrapposto all'ortofoto diciamo attuale per far vedere come le cose non siano molto cambiate. Dal 1767 ad ora le cose sono rimaste più o meno uguali, tranne appunto la realizzazione del cimitero moderno a sud. E questa carta rintracciata da individuata appunto da Giovanni Cicolone, che ci offre appunto la stessa diciamo lo stesso paesaggio della montagna di San Biagio, ci dà un'informazione interessante. Quest'area, che ovviamente si trova subito ad est della cavetta, quindi comunque è contigua alla cavetta, era ricca d'acqua, come si diceva, non solo per la presenza di pozzi che vi ha fatto vedere Giovanni, che si trovano più ad ovest ovviamente, e che sono pozzi che tipologicamente, oggi visibili presso il giardino botanico, tipologicamente sono simili a quelli che troviamo nella valle, quindi sono pozzi quadrati o circolari, scavati nella roccia, talvolta foderati da blocchi solomi, ma c'è anche la presenza dell'ipogeo, del famoso ipogeo con Agrone, che è il più lungo degli ipogei idraulici riconosciuti appunto nella città antica. È lungo ben 900 metri, è intervallato, vedete che ha questo percorso, lambisce il giardino botanico e arriva poi nei pressi della famosa, appunto, della famosa fontana. La cosa interessante di questo ipogeo è che raffigura
raffigurato nella carta che abbiamo fatto del Settecento di poco fa, è il fatto che è intervallato da pozzi di areazione che sono, diciamo, sono necessari a mantenere l'acqua fresca. Infatti la fonte di luce e di aria consente all'acqua di scorrere e di non divenire putrida, insomma, di non stagnare, di non divenire stagnata. Questo è uno dei pozzi di areazione che si trovano proprio all'interno del giardino botanico e che presenta questa povera di blocchi, sopra. Quindi un luogo caratterizzato dalla pietra e dall'acqua. La nostra fontana, importantissima anche oggi, e ora come ora è difficile pensare di rintracciare le tracce dei danni dei cavatoi, è assolutamente difficile, però ci sono delle evidenze all'interno appunto del giardino botanico, come queste nicchiette, che sono, potrebbero essere una diciamo evidenza archeologica che si trova un po' testimoniata nei pressi di molte porte della cinta muraria a Fragantina. Erano delle nicchie destinate ad accogliere dei pinacles, cioè delle tavolette di terracotta votive, che erano dedicate al culto degli eroi. Gli eroi sono gli antenati divinizzati, sono quelli che sostanzialmente poi i romani chiameranno Lari. Anche i greci avevano questo tipo di culto ed erano significativamente oggetto di culto vicino alle porte che costituivano il punto debole, diciamo così, della cinta muraria, perché potevano essere anche favorire l'ingresso dei nemici. Ecco che era necessario avere, ecco, una protezione speciale da parte degli antenati. La ricerca archeologica nella Lucatenea, quindi abbiamo qui la chiesa di San Biagio con il tempietto, il cosiddetto santuario rupestre, in realtà una fontana monumentale, e poi abbiamo qui la porta prima e questo luogo del Consiglio di cui adesso parleremo. La prima ricerca sulla Lucatenea avviene nel 1895, quando Giulio Emanuele Rizzo, al quale si deve quella bella foto che ha fatto appunto vedere Giovanni, Giulio Emanuele Rizzo acquista da due tombaroli, diciamo due fratelli che esercitavano la nobile professione di tombaroli, fratelli di Cartagirone, che vendettero cinque busti vittili che sono una caratteristica dell'arte a Fragantina degli inizi del V secolo. E lui, questi busti vittili sostanzialmente venivano dal fondo Marchetta, il fondo dove negli anni 30 del Novecento verrà ritrovato appunto la fontana monumentale, cosiddetta appunto santuario rupestre. Il Ettore Gabrici ritrova il baluardo Atenaia, che fa parte di questo sistema di fortificazione, e la porta prima, subito dopo, viene ritrovata da Pirro Marconi, fanno parte appunto del sistema di fortificazione della città greca. E la cosa importante è appunto questa strada del Puzzillo, cosiddetta dalla presenza di un pozzo, citata nelle fonti cartografiche che abbiamo visto del Settecento, questa presenza del pozzo, strada del Puzzillo che abbiamo rintracciato e che adesso quindi si conserva per alcuni tratti con una pavimentazione originale, e che pensiamo possa essere la strada che da volta prima conduceva verso attraversando il fiume. Qui siamo sulla 640, questo è un mulino ottocentesco, resti un mulino ottocentesco, attraversando la 640 arrivare alla Mosella, dove si trova appunto una delle necropoli,
della città greca, la necropoli appunto, Mosè, e quindi l'agora è la e poi ovviamente la madre patria Gela. La Roma Atenea poteva essere la Acropoli, questo è il problema archeologico che si pone, perché Polibio dà un'indicazione abbastanza enigmatica, perché parla della rocca che incombe sulla città in direzione dell'Oriente estivo. Sia Schubring che Marconi negano che la Roma Atenea possa essere stata la Acropoli della città. Per un'osservazione, devo dire, ineccepibile, cioè il fatto che il colle sia così aspro e roccioso e ci siano appunto, come si vede da questa foto di archivio durante la realizzazione del Viale della Vittoria, ci siano queste timbre argillose su questo sostrato calcarenico. Una situazione, cioè, che soltanto con imponenti lavori di sbancamento sarebbe stato possibile appunto realizzare delle costruzioni. In questo senso dobbiamo la terrazza dove sorge il tempietto sul quale sorge appunto la chiesa di San Biagio è uno di questi esempi, cioè la terrazza viene sbancata e quindi viene realizzato il piano d'appoggio del tempietto. Il fatto che non ci siano altre evidenze archeologiche sulla sommità o sulla mezza costa appunto della Rupe Tenera ci dice che probabilmente Schubring e Marconi avevano ragione. Marconi che fa gli scavi a partire dal 1925 sia alla chiesa di San Biagio nel tempietto che lui porta in luce, sia appunto nella fontana monumentale. E vado velocemente, la cosa che vi dicevo poco fa, cioè la necessità di lavori imponenti di sbancamento come quelli che furono necessari per la realizzazione della città della sanità, insomma, e il prolungamento del viale. Cioè, in assenza di questi, ovviamente il colle non si prestava all'edificazione. Questa è una fotografia aerea che riassume un po' i luoghi che abbiamo visto. Abbiamo il cimitero, la chiesa di San Biagio, l'ospedale psichiatrico, la cavetta e qui l'area del pozzo e la colonia agricola ancora attiva. Gli anni 60 vedono la nascita di questo quartiere di via Demetra, la creazione di via Leonardo da Vinci con via Gramsci che taglia ancora di più il contesto del fondo della cavetta. Adesso, per concludere, perché ho usato la vostra pazienza, vi dico qual è la mia idea, cioè dove poteva essere collocato in origine l'Erbe. Partendo dal fatto che è molto probabile che si tratti di una statua di culto, quale Dio sia raffigurato non ve lo so dire. All'inizio si parlava di Apollo, così per esempio nelle antiche foto che ci ha mostrato Giovanni veniva indicato proprio come Apollo al carico, e non è escluso che possa essere Apollo. E vi ricordate il punto giallo che avevo visto all'inizio? È indicato appunto il cortile della caserma Angelone, la caserma della polizia stradale, nel quale fu trovato nel 1900, intorno agli anni 60, dal professore De Niro, un sacerdo, cioè un tempietto aoikos cosiddetto, cioè a casa, nel senso così, formato da un solo ambiente, che per dimensioni si presterebbe bene a contenere una statua di culto piccolina come quella dell'Erbo, perché l'Erbo è alto circa un metro, non è che è così alto. E vedete, quest'area si trova proprio di fronte al giardino botanico dove c'era il famoso pozzo dove fu trovata la statua in pezzi. È chiaro che se io devo buttare qualcosa, è qualcosa di molto pesante,
l'avuto, secondo me, giusto, l'avuto vicino, non mi faccio i chilometri, ecco. Quindi questa è la mia idea. Peraltro ci sono altri sacelli lungo le pendici meridionali che sono presso Villa Genuardi e anche presso del Colle Verde, che sono diciamo parte di un sistema, di un paesaggio sacro che era diciamo costituito da tempietti e case. Le case furono ritrovate da Pino Marconi, oggi purtroppo non ce ne quasi più tracce, ma a Porta Seconda c'è lo stesso sistema, cioè tempietti e case, quindi sono aree residenziali con piccoli luoghi di culto. E anche le strade che noi troviamo citate nei documenti cartografici del Settecento possono anche essere, diciamo così, una prova di questa lunga durata del paesaggio e delle sue infrastrutture, nel senso che queste strade possono essere state strade che appartengono appunto alla viabilità della città greca, in particolare la via Demetra, che continua fino a Porta Prima, proseguendo per la stradina, quella che diciamo costeggia a nord il cimitero, fateci caso. E questa invece è l'altra strada, quella che si lega a Porta Seconda e che passa dietro il re di Girgenti, che è la vecchia panoramica insomma dei tempi. E con questa visione della lunga Terea, che adesso si impone archeologicamente con uno spessore assolutamente diverso, concludo dicendo che la città dell'Efebo è la città di Verone, perché l'Efebo, datato nel 480 a.C., fa parte di questo momento straordinario di grande potenza e di grande prestigio che vive la città di Caracas. E di fatto il contesto della caverna, dove c'è appunto questo ambiente rupestre così ricco di acque, ci richiama, ci evoca la testimonianza di Diodoro Siculo, che descrive la città di Acracas proprio all'indomani della vittoria della battaglia di Mera, quando 10.000 schiavi furono impiegati per la realizzazione di opere pubbliche. Costoro tagliavano le pietre con le quali non solo erigevano i grandi templi degli dei, ma anche realizzavano i canali per le acque della città. Vi ringrazio e mi scuso se mi sono dimenticata. No, sono domande? Siamo qua. Io volevo sapere una cosa, se l'Università di Palermo è visionabile il campo? Sì, e dove è conservato proprio nell'Istituto di Archeologia, insieme a parte della Gipsoteca dell'Università, e addirittura, siccome per lungo tempo era rimasto esposto, diciamo, al vandalismo dei ragazzi, perché si trovava nel corridoio, è stato oggetto proprio ultimamente di un restauro, perché si sono dovute cancellare tutte le scritte ingiuriose che c'erano e che io ricordo, insomma, che erano sul campo. Quindi è interessato. No, ovviamente che è stato. Sì. Una domanda è, in relazione alla profondità dei pozzi, io sono sempre un barco, dove ha fatto vedere lui. Dovete aprire lui. La profondità dei pozzi è una possibilità di mantenere quella sacca così parzialmente integra, cioè nel senso che ci sono dei pozzi all'interno del giardino che sono di 8-9 metri, che potrebbero essere compatibili con il fatto che venga la dimensione totale. Ce ne sono alcuni che sono profondi 26-27 metri. Sì. Quindi, cioè, questo permetterebbe di. E probabilmente sì, questo ha detto.
No, vorrei che venisse qui. Giuseppe Lombardo è l'autore dello studio sui polsi e sugli ipogei della rete del botanico. Premettendo che le profondità che abbiamo rilevato adesso erano le stesse profondità, diciamo, di quando hanno scaramentato la strada all'interno. Ah, erano le stesse profondità? No, bisogna veramente che se erano interrati, alcuni ad esempio alla base fanno intravedere la presenza della falda, con un battente idraulico di qualche centimetro, al massimo una ventina, trentina di centimetri, altri sono invece completamente secchi. Quindi credo che sia questo forse il problema serio, cioè nel senso il problema da che non possiamo valutare, perché se quando la statua fu distrutta e fu buttata, se il pozzo in cui fu buttata la statua era già stato in qualche modo parzialmente sterrato. Infatti anche l'impatto stesso è una cosa che impatto a livello di luce dell'acqua, una cosa di impatto. Questo è un pezzo. Anzi, poi c'è questa cosa delle tracce superficiali che presenta la statua, che sono compatibili con appunto una lunga giacitura, con un ambiente umido, infatti ha questi segni rossastri comunque. Si sa che parzialmente, però non è omogenea. Non è omogenea, no. Sì, sono dei segni così diffusi sulla superficie. Per non parlare poi della gamba, che è completamente, come dice Giovanni. Sì, è un'anatomia. Io pensavo, per esempio, avendo letto alcuni documenti archivistici sulla casa, proprio di Antonio Montano, che parlava di una pavimentazione in bitume, immaginando che magari nel tempo questo materiale presente lì poteva essere buttato dentro i pozzi, perché in pratica i pozzi, una volta che viene interrata, viene utilizzata come butti. Esatto. Ma quindi non ci avete pensato a riapprofondire gli scavi? Ma magari. Bene, bene, perché comunque c'è bisogno della provincia regionale. Ci piacerebbe moltissimo questa possibilità. Questa ricerca è nata nell'ambito di un progetto che si chiama La Valle del Puglia. Ed è un progetto che vede coinvolti l'impatto della Valle dei Templi e la sovrintendenza. In Giordoni, io e Giovanni. come rappresentanti di questi due enti. La ricerca però è stata condotta al di fuori dell'orario di servizio sostanzialmente, per non togliere tempo al nostro lavoro ordinario, e anche diciamo
diciamo, quindi proprio per lo zero la passione della ricerca, ci piacerebbe poterlo approfondire, insomma, comunque. Ovviamente, perché poi ci sono probabilità di trovare qualcosa. Questo non lo so. Scusate, ma il livello dell'acqua nel tempo, nei millenni, cambia? Sì, assolutamente sì. Cioè, nel senso che se dovessimo fare comunque la ricerca ci vuole la presenza, perché io sono un archeologo, quindi ho delle competenze fino a un certo punto, lui è il ricercatore archivista e quindi ha le sue competenze, ci vuole un geologo, un speleologo, cioè l'importante è avere tutti gli attori importanti della ricerca. C'è la possibilità all'interno dei pozzi di poter verificare anche le diverse, non so se è possibile datarlo con precisione, però essendo le acque all'interno degli ipogei, le acque molto ricche in carbonati di calcio, certo, nel momento in cui questo velo d'acqua rimane in una posizione statica per un bel po' di tempo, lascia lungo il perimetro del pozzo delle indicazioni perfettamente leggibili a distanza dei tempi, e li troviamo all'interno degli ipogei a diverse quote che testimoniano, come diceva Giovanni, queste differenze di quote nel tempo. Una stratigrafia potremmo, comunque in ogni caso anche questo tipo di indagine va fatto al di là dell'esito per completare tutto quanto. Vediamo se ci riusciamo. Sì, no, complimenti innanzitutto perché ho visto quello che ho fatto da un punto di vista completamente diverso ed è molto, molto interessante. Grazie anche della generosità con cui è stato messo a disposizione tutto questo meraviglioso materiale. Grazie. È solo un caso che il regista tedesco Wolfram Peters raffigura la statua di Apollo proprio nell'esempio. È solo un caso del film Troy, non so se l'avete visto. Ah, veramente? Quello con sì, ho capito. Film Troy del 2004. Il regista è, per caso è tedesco, Wolfram Petersen. Questo è bellissimo. E raffigura la statua di Apollo, la cui sacerdotessa Briseide poi ha una storia d'amore con Achille. Con Achille, sì. E la statua è raffigurata nell'Efebo perfettamente. Bellissimo. Se poi date un'occhiata a film. Dobbiamo trovare. Questo grazie, è benvenuto in testa. Grazie per la segnalazione. Grazie mille. È stato un piacere. No, solamente dato complimenti perché si sono aperte nuove ipotesi, nuove idee sull'antica Caracas, e sarebbe il mio invito a volerci illustrare in futuro questo nuovo sistema, tra l'altro il geologo che e quindi ci ha chiarito altre cose, come funzionava questo sistema dei pozzi in rapporto agli ipogei, e in rapporto alla struttura urbanistica della città, esatto, che di cui si è solamente così lontanamente accennato, quindi vedere un po' la planimetria antica, storica, umana, cioè per capire come camminano questi percorsi in relazione assolutamente alla sì, città. Assolutamente sì, peraltro dico sulle pendici meridionali della Rupertenea di fatto finora non c'erano studi archeologici se non relativamente al sagello. E poi questi sagelli che sono sparsi in diverse parti, come si rapportano con la parte residenziale più alta della città? Sicuramente, peraltro il professore De Miro ha anche rintracciato le tracce di un identificato accanto al sagello proprio le tracce di uno steroposio, cioè di un asse nord-sud, di un asse viario nord-sud, quindi anche questo va messo un po', va approfondito. La ricerca sicuramente non è finita anche perché queste nicchiette aspettano di essere comprese meglio, insomma ce ne sono cose che dobbiamo mettere un po', dobbiamo lavorarci ancora un po' di più. E se qualche volta mi fa piacere farvi tutti una passeggiata al giardino botanico che adesso ha una nuova fisionomia, una nuova identità. Pensate, è la cava da cui vengono i blocchi dei tempi. Questa è una suggestione di Fazzello, di Arezzo e poi di Fazzello, ma io credo che sia una suggestione diciamo abbastanza confermata anche dalle analisi. Ah ecco, questo che furono fatte nell'Ottocento queste analisi chimiche, per cui diciamo ci fu anche questa conferma della stessa calcarina.
No, più che una domanda, volevo fare un'osservazione. Noi abbiamo visto anche quello che ci avete detto voi, no? Che specialmente tra il 1850 e i primi anni del Novecento abbiamo avuto molti studiosi che si sono occupati di topografia agrigentina e molti hanno detto anche cose opposte, diverse. Addirittura pure Pirandello nei Vecchi e Giovani pone addirittura queste difficoltà a capire, individuare luoghi, posti, eccetera, e varie cose del genere. Però osservazione mia è questa: successivamente mi pare che invece al contrario il tipo di ricerca che adesso avete presentato voi, avete condotto voi, soprattutto riguardo anche alla topografia e nel cercare di individuare proprio il punto esatto, il luogo, eccetera, l'interesse verso questa cosa qua è venuto meno. E il danno è stato, tra l'altro secondo me, che appunto a un certo punto urbanisticamente poi si è costruito in tante zone dove non sarebbe stato opportuno costruire. Se solo ci fosse stata una maggiore attenzione riguardo alla topografia, e noi non avremmo avuto di queste cose qua. Sì, non posso che darti ragione. Sì, però la mia preoccupazione adesso è un'altra, cioè dire che poi figure come voi che si occupano di queste cose anche in futuro rischiano di diventare sempre più rare, nel senso che noi, se, l'ultima cosa che dico, in questa città abbiamo un gravissimo problema serio, molto serio, che è quello dei maestri. Non c'è chi insegni. Io penso sempre, Lauretta non ha lasciato niente, nessuno, chi è che ha continuato l'opera, l'interesse eccetera eccetera di Lauretta. Non è che continuare a fare un convegno pirandelliano all'anno significa che abbiamo ereditato qualcosa, e anche per quanto riguarda altre cose. Ma voi poco fa avete indicato una strada. La strada è quella che, se almeno al più presto, su cose di questo genere, ad Agrigento, le risorse umane che ci sono si mettono insieme, perlomeno si può sperare che determinate, che la ricerca ad Agrigento, ricerca scientifica, archivistica, sì, di qualunque tipo, anche riguardo a un quadro o ad altro, certo, abbia un futuro e possa avere anche successivamente dei discepoli, nella misura in cui quello che fate voi viene anche insegnato ad altri, voglio dire. No, sicuramente. Perché io ho provato una profonda invidia a vedere il tipo di ricerca che avete fatto, conoscendo e sapendo che cosa significa fare ricerca. Perché andare a scovare e trovare nei archivi di Stato, di qua e di là, nei vari test, eccetera, tutto questo materiale per una questione come questa è di una difficoltà eccezionale. Un giallo, esattamente. Un giallo. Ma voi avete. Devo dire che Giovanni è. Esatto, esattamente. Però se questo giallo non è un appunto, ma è per dire, per parlare del futuro, e piuttosto che in due ad Agrigento si riesca a fare in 10 o 15, anche coinvolgendo persone che magari non vogliono soldi ma vogliono imparare, certo, no, vogliono imparare. Cioè una ricerca come quella vostra sarebbe stata scuola, perché ci potevano essere persone, anche studenti nostri, che avrebbero potuto imparare come si fa ricerca archivistica, come si fa in un luogo, lo si osserva e si individua, come si guarda una carta di quelle che avete mostrato voi, eccetera eccetera. Come si preparano? Come si preparano? Perché le carte le ho fatte io. Come si preparano? Per esempio. Cioè, quindi, persone come voi hanno un dovere: creare dei discepoli, creare delle occasioni perché altri imparino. Cercheremo di farlo. Altrimenti dopo non avremmo subito, Sì, ho capito, certamente, ma a me interesserebbe vedere, per esempio, capire come è stata fatta questa ricerca, perché illustrarla è una cosa, capire come è
stata fatta, vado all'archivio di Stato, quale fondo vado a cercare? Non intendenza ma qualche altra cosa, o vado all'archivio comunale, qual è l'interrogativo che mi pongo? Ovviamente diciamo tutte queste fonti nell'articolo le trovate tutti, quindi le potete comunque rintracciare. La cosa importante è che diciamo quello che ci ha mosso è davvero la ricerca della verità. Io credo che questo sia veramente l'imperativo morale a cui tutti noi dobbiamo cercare di rispondere. Quindi ovviamente con le nostre... Ma qua non era una questione soltanto morale, è la ricerca della verità, perché per esempio in una situazione del genere si salvi un territorio, per esempio. È vero. Perché in alcuni casi è stato così. È vero. In effetti, a conferma di quello che dici tu, il fatto che le pendici orientali della nube Tenea si siano conservate così bene dipende dalla ricerca precoce, dalla ricerca archeologica precoce che ha, diciamo, della fine dell'Ottocento, come vi dicevo, che ha individuato dei luoghi importanti, e questo ha ovviamente innescato i meccanismi della tutela e della salvaguardia, perché ovviamente, e questo ha preservato il paesaggio, ed è una cosa bellissima questa cosa qui, perché non soltanto i monumenti, ma anche il paesaggio, al di là del cimitero o di qualche opera di fruizione, tutto sommato si è conservato, insomma. No, è giusto quello che il tuo ragionamento è sicuramente condivisibile, insomma. Qualche altro? Grazie. Io ringrazio la dottoressa Gabinetti, il dottore Ciccolone, per questa esauriente e interessante esposizione. Mi auguro di ospitarvi ancora da noi per altre vostre ricerche, per altre vostre proposte. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata a tutti.